Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Malastelica. Quest'oggi è un piccolo video haul. Io non acquisto tantissimi prodotti scrapbooking perché non pratico scrapbooking, ma questa volta ho visto questo bellissimo pacco di carta decorativa e ho deciso di acquistarlo. E volevo farvelo vedere insieme ad altre cosucce che ho acquistato invece per la mia agenda. Allora, vi consiglio, se avete la possibilità e vi piace l'idea di fare dei divisori, acquistare sempre questi grandi pacchi appunto dedicati allo scrapbook perché sono davvero economici per quanto riguarda la quantità, ovvero qui abbiamo circa 40 cartoncini con diversi motivi. In qualità alta per un prezzo di 24 euro, quindi potete ben capire che rispetto all'acquisto del foglio singolo vi fa risparmiare parecchio. Allora, vedete, non sono double face e questo un pochettino mi ha rattristato. In realtà non ho avuto possibilità di sfogliarlo in negozio, in quanto sulla copertina ci sono appunto delle immagini dimostrative del contenuto e l'idea è che se tutte le persone andassero ad aprirlo e a toccacciarlo, poi si rovinerebbe ovviamente. Ma nonostante il fatto che sia double face, mi piace tantissimo il fatto che abbia questi grandissimi fogli con all'interno, ad esempio, il calendario dell'avvento e altri tipi di stampe che posso utilizzare tranquillamente per creare non solo dei divisori ma anche degli elementi decorativi in casa per il Natale. Contate che noi non abbiamo nemmeno l'albero, quindi insomma mi devo un po' arrangiare. Ci sono anche queste card. Sono delle carte, vedete, possono essere tagliate a misura e vengono fuori delle bellissime card per ad esempio curare degli album o mandare dei bigliettini. Alcune sono invece più grandi e possono essere utilizzate per creare dei piccoli album oppure a me piace tantissimo quando trovo delle belle cartoline con dei caratteri tipografici particolari, creare piccoli quadretti da attaccare. Bella questa! Poi abbiamo della carta che invece contiene dei glitter, quindi ha anche una texture particolare. Qui è una di quelle grandi stampe che vi dicevo, vedete? È bellissima. Questa qui, insieme a quella per l'avvento, credo che li dedicherò a quella parete lì che vedete un po' spoglia in cui ho la chitarra di mio marito, ho uno schermo che utilizzo per lavoro e ho un quadro che ho dipinto io con questo lampadario di design, quindi in quella parete lì penso di appendere sia il calendario dell'avvento sia questa stampa molto bella. E poi abbiamo appunto altre card, altre carte con motivi particolari. Vedete, questi sono proprio dei bigliettini, vi dice appunto di ripiegare lungo questa linea, sono dei bigliettini da utilizzare, così come questi piccoli tag che possono essere attaccate ai pacchetti. Un'altra idea molto molto bella. Penso che questa carta scrap mi misurerà parecchio. Come potete vedere, e qua abbiamo ancora altri elementi decorativi. Può essere utilizzata tal de quali per fare un quadro, oppure può essere anche possono essere ritagliati con un puncher o a mano e quindi creare degli elementi per l'albero di Natale, ad esempio, con queste palline
Però vedo qui scritto da To From, quindi penso che l'idea madre sia quella di appunto utilizzarli sui pacchetti. E quindi è finito. Quindi metto quanta foglia, ecco qua c'è, dietro mi dà un'idea di come utilizzare questa carta scrap. Bellissima, mi è piaciuta per il fatto che c'è il Natale, ma non è il solito rosso e verde che non mi piace, quindi mi piace questo giardino d'inverno con la neve, Bambi, la volpina, insomma, mi piace molto molto di più. Inoltre, se non utilizzo quelli in cui c'è scritto Merry Christmas, passo semplicemente allestire il mio plane per il periodo, ops, no, per il periodo invernale, senza essere troppo natalizio, nel senso che Natale si sa è un giorno in un anno, quindi poi stufa, diciamo, avere tutto il plan con il panino di Natale per tutto l'inverno mi sembrerebbe inadeguato, quindi bellissimo questo pacco, questo è il brand nel caso lo cerchiate online se volete acquistare lo stesso. Poi ho acquistato, sempre sullo stesso tema, degli stampi in acrilico, scusate, questo in silicone, e si attaccano veramente sul blocco in acrilico e sono appunto questi semi natalizi. L'ho acquistata anche qui perché abbiamo delle forme abbastanza lineari, abbastanza semplici, non troppi fronzoli, e soprattutto questi piccoli fiocchi di neve posso utilizzarli appunto per tutto il periodo invernale. La stessa cosa per le palline. In realtà le palline, se io copro il punto dove si attaccano, questi diventano tranquillamente dei cerchi che posso poi utilizzare con gli altri stampini per il plan che ho. Sono veramente in fissa con gli stampini per il plan, solamente. Non ne ho tantissimi, però mi piace moltissimo utilizzarli. E appunto perché mi piace utilizzarli e perché ho acquistato questo colore di carta, ho acquistato anche dei piccoli chalk ink pad, e vedete all'uno costano sui 3,99 euro, quindi non è un prezzo esorbitante e sono piccoli, non sono tanto grandi. La qualità dell'inchiostro chalk mi piace un pochino di più della qualità pigmento. Se volete che vi parli un po' di più degli inchiostri, scrivetelo nel box informazioni. Sto provando diversi, sia con stampe di Studio 2L, sia con stampe di altri brand, sia su questo tipo di stampe che si chiamano Lico Design di Pepper Poetry. Quindi diciamo che sto veramente testando i colori. E appunto ho preso un Deep Lagoon, che in teoria dovrebbe essere un colore molto simile a questo verde acqua scuro, un marroncino, che è un creamy brown, molto colore Starbucks direi, e poi ho acquistato anche un color bianco, non è bianco, in realtà è crema, ho anche il bianco perché l'ho utilizzato per i miei inviti del matrimonio, questo qui invece è un color più cremino giallino, che secondo me tra loro richiamano molto gli stessi inchiostri che ho acquistato, scusate, le stesse carte che ho acquistato per fare i miei divisori per la mia Filofax, e quindi ho detto vabbè, mi regalo questi tre inchiostri. Poi per quanto riguarda gli strumenti ho comprato della colla attaccatutto perché l'ho finita, che è sempre utile quando sono un po' le cose in casa. Ho riacquistato la mia colla non permanente per attaccare il post-it, perché la maggior parte dei post-it in commercio, in realtà, se non è del brand post-it, quindi diciamo la maggior parte delle note adesive, si chiamerebbero così, che non sono della marca 3M post-it, si staccano, e quindi questa colla non permanente a rullo veramente mi salva la vita e rende il tutto più sicuro, non perdo niente e sono molto più contenta. L'ultima cosa che ho acquistato sempre per creare i divisori sono un paio di forbici di precisione con la punta molto molto piccola che appunto mi aiuteranno a andare intorno ai tab con un po' più di precisione. Se te lo faccio con la forbice normale col taglierino, ma appunto non ero soddisfatta al 100% del risultato. Invece con queste forbici qui dovrei trovarmi meglio. Queste qui le ho pagate in offerta perché appunto era la settimana natalizia,
circa 1,99 euro, proprio forbici, che credo sia un prezzo assolutamente competitivo. Anche qui questo tipo di prodotti io li trovo da IDEE, che è un negozio specializzato per il crafting, e ovviamente non sono cose 100% economiche. Come vedete sono comunque prodotti di marca, di un brand, quindi la Tesa, la UU, i charge sono della Color Box, e questi stampini sono sempre stessa marca delle forbici. Però appunto non ho nelle vicinanze altri negozi in cui possa andare e scegliere i miei acquisti. Compro molto online, questo è vero, però mi rendo conto che spesso andare di persona, per esempio quando acquisto la carta, è per me meglio, ovvero mi rendo proprio conto dei colori, delle texture, di queste cose qui. Quindi niente, questo era il mio piccolo acquisto barra regalo di compleanno, perché faccio gli anni, quindi mi sono regalato un pochino cosina. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!